Allora, io ho collaborato 6 anni con la cattedra di criminologia di Padova, col professor Pisapia, e mi sono occupata in questi 6 anni, dal 99 fino al 2005, di mediazione, e non solo di mediazione, ma soprattutto di mediazione di vittime di reato. Contemporaneamente, come diceva la dottoressa, ho fatto l'esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, sempre dal 99 fino al 2008. Ed sono state due esperienze assolutamente eccezionali che me l'hanno dato la possibilità di vedere due mondi, il mondo del diritto penitenziario e quindi con il mondo del carcere dei detenuti e invece il mondo, diciamo, invece del mondo universitario, ma soprattutto quello legato alla società, a quello che succede qual è il problema della criminalità, come si sviluppano alcune dinamiche all'interno della società. Perché dico questo? Perché a me è piaciuta la definizione di entrambi, i due colleghi che mi hanno preceduta. Quando si parla di un'idea del nostro diritto penale, il nostro diritto penale si basa sul fatto che ci sia un soggetto che commette un reato e che quindi poi successivamente, se viene individuato, entra in un percorso, entra nel processo e successivamente, se condannato, nell'esecuzione della pena. Quindi processo penale, si diceva, processo penale reocentrico. Cioè, però i fatti reato sono tantissimi, avvengono tutti i giorni. Nel 94% dei casi di furto l'autore rimane ignoto, okay? Nel senso che non si trova l'autore di reato. No, magari no, io ho una grande stima delle forze dell'ordine, sinceramente, ma non ci sono i presupposti, esatto, non ci sono i presupposti per trovarlo, spesso e volentieri, o comunque, nel senso che magari se qualcuno di noi o qualche nostro amico ha avuto un furto in casa, cosa succede? Vengono i carabinieri, fai la denuncia, ma ogni furto, il furto anche di un motorino, non vengono fatte indagini accurate con le impronte digitali, cioè non sarebbe possibile probabilmente da un punto di vista. Quindi ci sono tantissimi fatti, tantissimi eventi che sono reati, che comportano il fatto che qualcuno abbia una sofferenza, che non entrano mai in questo percorso che noi abbiamo individuato. Cioè, sì, la prima fase, nel senso che il soggetto va a fare la denuncia. Si è anche visto nelle ricerche che va a fare la denuncia se ha un interesse. Nel senso se c'è un interesse primario, perché altrimenti evita anche di fare la denuncia, perché è così... Cosa? La cifra oscura, sì, ma perché così, cioè tanto sanno appunto che non verranno individuati, cosa faccio? Cioè mi hanno rubato la bicicletta, ma vado a denunciare la bicicletta? No, non vado nemmeno più a denunciarla, anzi forse tra due mesi vado al mercatino e forse la recupero anche. Cioè poi c'è questo sistema che più o meno si sanno dopo dove si fanno i mercatini una volta al mese e si va a recuperare la propria bicicletta. Per cui a volte non si fa nemmeno la denuncia. Però l'evento c'è e l'evento è un evento che mette in relazione due persone, due soggetti, un soggetto che l'ha commesso e un soggetto che l'ha subito. Il nostro sistema penale e processuale è tremendo da questo punto di vista, perché finita la denuncia si occuperà della vittima, se ne occuperà, solo ed esclusivamente se è funzionale al processo. Cioè, è assurdo, cioè nessuno se ne occupa più, cioè finita la denuncia, quando il soggetto va dai carabinieri o dalla polizia di Stato e firmata quella cosa lì, il soggetto non viene neanche più informato, cioè, ma neanche di fatti gravi. Allora, un contesto si parla di un furto, un contesto si parla magari di altri fatti gravi, ma non c'è l'obbligo di informare di come va il procedimento e ci sono persone che rimangono con questo dolore invece infinito. Bellissima la definizione prima e la... Il fatto che un soggetto, l'istanza delle vittime, no? L'istanza delle vittime, ovviamente c'è la rabbia, c'è quella che è il fatto che se viene mai individuato, che paghi, che finisca in galera, che magari stia anche dentro per tutto il tempo, anzi è sempre poco quello che gli viene dato in teoria, cioè nel senso che poi c'è ovviamente la voglia di essere risarciti, infatti se viene individuato la parte si,
si costituisce parte civile nel processo e cerca comunque di essere, di avere una di essere risarcita, e l'altra bellissima è il fatto di essere ascoltati, che in teoria è la prima cosa di cui un soggetto avrebbe voglia, di essere ascoltato. Di essere ascoltato, perché allora, quando avviene, avviene, cioè va a fare la denuncia, se si decide che è importante per qualche motivo, per recuperare i documenti, perché magari gli sono stati rubati i documenti, quindi se non fa la denuncia non può nemmeno rifare la carta d'identità, per cui la va a fare per forza, e quindi viene ascoltato da questi soggetti. Ma a questo soggetto è stato assolutamente studiato, intervistando una serie di soggetti vittime di vari reati, che rimane un dubbio. Rimane un dubbio. E questo dubbio non riesce a mai ad esternarlo e mai a renderlo perché a me. Cioè la domanda che ogni vittima si pone è perché a me? Dove ho sbagliato? Cosa ho fatto di sbagliato? Perché ero in quella strada, quella sera, a quell'ora? E cosa ho fatto per essere lì in quel momento lì? E quindi perché è capitato a me? E questa persona non ha nessuno, o non ha nessuna struttura messa a disposizione da parte dello Stato italiano per potersi andare a raccontare e poter capire cos'è successo, cos'è stato quell'evento e se lui ha una qualche responsabilità. Normalmente questa persona si confronta con i propri familiari, quando li ha, o comunque con le proprie relazioni amicali. Piano, non tutti, perché dipende dal tipo di reato. Se sono un anziano e sono stato truffato in casa, oltre a non andare a fare la denuncia, non lo dico nemmeno ai miei figli, perché altrimenti i miei figli non mi fanno più stare in casa da solo. E quindi sto zitto e mi tengo tutto dentro. E resto lì, intimorito di me stesso, intimorito della mia stupidità, perché un anziano poi si sente stupido, si sente fragile, dice, ma è stata colpa mia, gli ho aperto la porta, gliel'ho aperta io la porta. E sono andata a prendergli l'acqua e quell'altro intanto nel frattempo mi ha rubato i 500 euro che avevo nel cassetto, cioè lo vado anche a dire a mio figlio, poi mio figlio mi mette in casa di riposo perché pensa che non sia più in grado di gestire la mia vita quotidiana. E quindi rimane, cioè ci sono tanti tipi di reato. Altro problema grossissimo del nostro sistema penale, sul quale io appunto in anni di esperienza sia in università che poi nell'esperienza col Tribunale di Sorveglianza, che è stata meravigliosa, mi sono spessissimo scontrata. Nel nostro sistema esistono vittime e vittime. Allora, nel sistema italiano esistono le vittime dei reati di terrorismo, sulle quali c'è una legislazione particolare. Esistono le vittime dell'usura, sulla quale c'è una legislazione particolare. Esistono le vittime della mafia, sulla quale c'è una legislazione particolare. Esistono due categorie di soggetti che vengono particolarmente tutelati, e per fortuna, e grazie, dicevo, soprattutto al volontariato. Le donne vittime di violenza e i bambini vittime di violenza, famoso telefono rosa e telefono azzurro. Sì, e tutto il resto mondo? Cioè, chi si occupa di tutto il resto mondo? Nessuno. Ecco perché nel 2009, del 2008, insieme ad altre persone che con me appunto sentivano questa esigenza, abbiamo deciso a Verona di fondare appunto questa associazione, che è l'associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato. Perché? Perché vorremmo poter, attraverso una serie di progetti che abbiamo messo in atto e attraverso una serie di rapporti o comunque di attività, provare a vedere se le vittime di reato possono avere una loro identità, perché nel nostro sistema penale non hanno identità. Ce l'hanno solo ed esclusivamente a condizione, come dicevo prima, che si individui il reo. Allora anche loro acquistano un'identità, altrimenti non ce l'hanno. Ed è un peccato, perché in realtà invece le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, dall'85 le Nazioni Unite, dal 2001 il Consiglio d'Europa, invece parla di... ha emesso due direttive, veramente l'ultima è appunto quella del 25 ottobre del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
delle vittime di reato, quindi questa del 2012 sostituisce quella del 2001. Quindi c'è tutta una normativa, c'è qualcosa che funziona negli altri stati. Allora, in Inghilterra avviene così: tu vai a fare la denuncia e, fatta la denuncia, la polizia di Stato ti dà un cartellino e ti dice che c'è un centro vittime al quale, se tu vuoi, ti puoi rivolgere. Se tu vuoi, se tu pensi di non averne bisogno, cioè ti senti tranquillo, sereno, oppure hai qualcuno con cui confrontarti, non ci vai. Ma se tu hai bisogno di essere ascoltato e quindi di condividere con qualcuno la sofferenza che quell'episodio ti ha portato, hai qualcuno con cui poterlo fare. Ecco, un sistema di questo tipo in Italia non, per adesso non si immagina assolutamente nemmeno. E perché io invece parto da qua? Quando, dicevo, io in università mi sono occupata di mediazione, l'ho fatto con la tesi prima e poi a Padova successivamente, poi mi sono laureata a Milano e poi sono venuta a Padova. E perché la mediazione è, come diceva la dottoressa, questa cosa, questo incontro in cui due soggetti che hanno vissuto lo stesso evento, davanti a un terzo, forse trovano una soluzione o tentano di trovare comunque un accomodamento, un modo per trovare, per risolvere quell'episodio che è successo, per comunque per confrontarsi su quell'episodio, quando è diretta. Può essere fatta una mediazione anche assolutamente indiretta, nel senso che non è necessario, ci sono, secondo me e secondo appunto, e penso che le assistenze sociali del web abbiano fatto una bella disamina, ci sono reati che non sono, cioè che non tutti i reati sono mediabili, anche perché serve una volontarietà da parte dei due soggetti, quindi non è che una persona magari che ha avuto uno stupro magari ha voglia di confrontarsi con chi lo stupro l'ha compiuto, ma ci può essere anche quella che non ha assolutamente voglia di essere di rincontrare questa persona e ha solo voglia di dimenticare, e gli deve essere lasciata la libertà di poter dimenticare, appunto, di non rientrare in un circuito. Già lo deve fare lo stesso, perché comunque la testimonianza comporta un rivivere questa situazione, che è una situazione assolutamente drammatica, e quindi in ogni caso si parla di vittimizzazione secondaria successivamente. Ma quindi la mediazione è questa cosa che appunto può essere prevista. Quando si parlava nel 2001 ancora di affidamento in prova e ci sono stati i primi tentativi da parte dei tribunali italiani, soprattutto del nord, ma perché venivano nel 2001 tutto è iniziato sul comma 7 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario per una vicenda molto particolare. Venivano a esecuzione i reati di Tangentopoli e quindi dei reati molto particolari, corruzione, concussione, cioè di personaggi, e questi erano assolutamente, i tribunali di sorveglianza erano spiazzati perché dicevano questi soggetti sono soggetti che sono assolutamente socializzati, cioè non erano i classici detenuti che il tribunale di sorveglianza si trova spesso col quale si trova spesso ad avere a che fare, erano tutti soggetti che non avevano una bella posizione sociale, e quindi si diceva: ma questi cosa chiediamo? Cioè non possiamo, mentre a una persona che fa l'affidamento in prova, che viene da una situazione magari appunto di disagio sociale, chiediamo comunque semplicemente di trovare un equilibrio nella sua situazione familiare, personale, lavorativa, e quindi di questo ci possiamo accontentare come tribunale. Per questi soggetti invece, che erano perfettamente inseriti nella società e che nonostante fossero perfettamente inseriti hanno fatto questo tipo di reati, e allora lì si è andati a cercare questo comma 7 a vedere se era possibile avere qualcosa in più da questi soggetti per poter concedere l'affidamento in prova, e da lì si è aperta una discussione meravigliosa assolutamente da parte del CSM, che ha fatto corsi a disposizione dei giudici di sorveglianza proprio per approfondire le varie questioni. E le questioni, veramente, quando dicevo c'era una discrasia tra nord e sud che era abbastanza simpatica, cioè
o comunque c'è stata una discussione, c'è stato un giorno un magistrato di sorveglianza siciliano ha detto sì, vabbè ragazzi, però scusate, voi parlate di queste cose bellissime, la risocializzazione, il fatto di poter dare una quantità di denaro oppure del lavoro socialmente utile, bene, perfetto. E il mio omino che è andato a rubare due casse di arance e che non ha nemmeno di che mangiare, cioè cosa gli faccio fare? Ok, quindi anche lì riparazione nei confronti, ma cosa vuol dire? Cioè gli faccio fare qualcosa in più rispetto a una pena che lui è già in carcere perché ha rubato due cassette di arance, furto, nessuno vuole sgravarlo, però cioè, ci sono reati e reati, per cui cioè, devo fargli fare, oltre alla pena devo fargli fare qualcosa in più. Per cui c'è stata tutta questa meravigliosa discussione. Una discussione che poi appunto ha portato le assistenti sociali, i tribunali di sorveglianza appunto a vedere forme di riparazione molto più legate alla collettività e più che al soggetto specifico, ma anche perché appunto quando noi parliamo di esecuzione della pena normalmente siamo in una fase molto lontana da quella del reato, siamo almeno a 5-6 anni di distanza. Anche quando l'affidamento in prova, perché comunque tutte per arrivare all'ultima fase del processo più o meno passano quei 3, 4, 5 anni. E quindi appunto uno dei problemi, una delle questioni che ci riponevamo insieme agli assistenti sociali era: e dopo 6-7 anni, oppure se questo deve eseguire una pena lunga, come fai dopo 20 anni ad andare a chiamare? Con che diritto vai a chiamare le vittime del reato? Cioè, le fai soffrire, cioè è un accanimento, cioè non è una riparazione, stiamo facendo quello che è appunto vittimizzazione secondaria magari di persone che avevano, e quindi c'era questo problema della distanza del tempo. Dicevo, c'era un'esperienza invece dal punto di vista giuridico italiano molto, molto significativa, che è quella del Tribunale dei minorenni, ma perché lì la mediazione è anticipata, lì essendoci non l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma la messa alla prova del ragazzo, quindi in un momento ancora vicino al reato, il ragazzo può accedere a questa misura di messa alla prova. Siamo in una fase ancora vicina dove il soggetto può ancora essere messo a confronto o prevedere un piano di rieducazione, ma lì siamo con ragazzi tra i 14 e i 18 anni, c'è anche tutta una volontà, un procedimento che è completamente diverso da quello degli adulti, e quindi lì c'è la possibilità invece di fare una vera e propria mediazione. La mia perplessità appunto è sempre stata: in quella fase è possibile, in quella degli adulti, ma, cioè nel senso che le soluzioni trovate sono sempre state soluzioni non di mediazione ma di soluzione di riparazione, proprio per ovviare ai problemi che ho detto. Bene, la mediazione è possibile nel minorile, sarebbe possibile se il processo, e qua vado oltre, si formasse di due parti: la parte che stabilisce la responsabilità del soggetto e la parte invece del giudice che stabilisce come il soggetto eseguirà la pena. Due, il famoso processo bifasico, nel quale si potrebbe anticipare, forse in quella fase si potrebbe anticipare, come si fa nel processo minorile, un procedimento di tipo vicino a quello della mediazione, come lo intende appunto anche il Consiglio d'Europa. In un procedimento come il nostro, per com'è adesso, è appunto comunque qualcosa di diverso o che comunque va adattato ai singoli casi. Bene, e in ogni caso rimane sempre un fatto. E tutti quelli che non entrano nel procedimento, noi a Verona abbiamo provato ad aprire un centro vittime, proprio noi. È ancora una fase embrionale e soprattutto è una fase in cui, oltre ad aver aperto questo centro una volta ogni 15 giorni, dove le vittime possono venire e possono confrontarsi con noi. Oppure ci possono sentire, abbiamo un numero telefonico sulle quali le persone magari ci contattano e poi prendiamo degli appuntamenti. Cosa divertente in questi anni, da quando non è molto tempo che l'abbiamo aperto, sono prevalentemente donne.
E noi ci siamo dati una risposta al motivo di perché sono prevalentemente le donne che, perché le donne non hanno paura a confrontarsi, molto, o quantomeno hanno molto meno paura degli uomini. O a definirsi vittime, esatto. Per un uomo definirsi vittima è culturalmente, esatto, una cosa che non riesce a farlo. Per cui non c'è questa volontà di essere ascoltati o di condividere e di trovare qualcuno che li possa ascoltare. Per cui noi abbiamo avuto prevalentemente, tranne in un caso, prevalentemente donne. E comunque c'è, ed è per quello che diceva, parte il centro di ascolto e questa attività di ascolto che noi facciamo, tentiamo di fare altre iniziative, adesso ne cominceremo una appunto con varie istituzioni, appunto col minorile, con il giudice di pace, con il WEP e gli assistenti sociali, per vedere un attimo il punto della situazione attuale e vedere un attimo se è possibile individuare forme di riparazione in cui venga coinvolto veramente la collettività, dove i detenuti non siano una cosa chiusa che rimane là, nascosta, ma siano parte, perché sono parte integrante della nostra collettività, sono società. E non li possiamo tenere, perché li possiamo tenere per un po' di tempo, ma tanto prima o poi escono, perché non è che li possiamo tenere per sempre. Cioè, nel senso che insomma, uno deve fare 2 anni, deve farne 3, deve farne 5, ma poi rientrano. Per cui ecco, trovare delle formule per vedere un attimo qual è la possibilità, mettendo insieme varie esperienze che già si sono sperimentate con la mediazione, e vedere un attimo se è possibile coinvolgere la collettività in una forma di responsabilizzazione, anche perché noi abbiamo individuato questa come una delle strade possibili per coinvolgerla poi a prendersi la responsabilità anche delle vittime. Cioè la collettività, oltre a prendersi la responsabilità del detenuto, che è un soggetto che prima o poi rientrerà nel contesto sociale, si dovrebbe anche prendere la responsabilità dei soggetti vittime di reato, senza farli vergognare. E che è la prima cosa, ma se abbiamo questo sistema invece dove le persone non vogliono ammettere di essere vittime, succede qualcosa, vado a fare la denuncia e poi me ne dimentico, ok? Rimane quella domanda, perché a me? E questa domanda rimane a tutti, cioè nel senso che tutte le persone che noi abbiamo visto, rimane questa domanda dentro, profonda, e dice perché a me? Cosa ho sbagliato io? Dopodiché uno se ne fa una ragione, continua la propria vita, continua la propria esistenza, ma perché non poterne discutere con qualcuno o poter essere ascoltati e diminuire la tensione? Ecco, vi dicevo, questa bellissima direttiva del 2012, del 25 ottobre del 2012, dà tutta una serie di indicazioni da questo punto di vista, nel senso proprio soprattutto sull'istituzione di centri di ascolto. Concludo con un'esperienza molto particolare di questa persona che noi abbiamo seguito per 1 anno e mezzo, vittima di un reato molto particolare, e che anche qua la contraddizione di prima, no? Questa persona aveva subito dal proprio compagno una violenza molto, molto molto pesante, tra l'altro alla presenza di bambini, era tentato omicidio poi derubricato. E questa persona però si trovava in una difficoltà enorme e noi per 1 anno e mezzo l'abbiamo seguita, perché allora era stato in ospedale un mese, poi gli avevano detto che forse poteva andare allo psichiatra, poi comunque aveva risorse personali, quindi aveva fatto un percorso personale con uno psicologo, poi comunque aveva preso un avvocato per i bambini, un avvocato per sé per il procedimento penale, un avvocato per il procedimento familiare, cioè tutta una serie, una persona meravigliosa. Per fortuna abbiamo detto, questa esperienza così drammatica ci è arrivata con una persona piena di risorse, perché aveva delle proprie risorse, anche economiche, che non hanno assolutamente. Eppure questa persona, dopo 2 anni e mezzo dal fatto, continuava a chiedersi non solo perché a me, ma poi cosa succede? Cosa succede? Perché questa persona comunque, con quale è successo, che rimane il padre dei miei bambini, tra l'altro, rimane il padre e rimarrà sempre il padre dei suoi bambini, prima o poi esce. E chi me lo dice? Allora, il sistema italiano adesso, anche se la direttiva del 2001 lo diceva,
ok? Non informa nemmeno questi soggetti. Cioè questi soggetti non vengono nemmeno informati se gli viene data una misura alternativa o se un giudice decide di metterli in detenzione domiciliare. Questa signora non sapeva assolutamente nulla. È stata fortunatissima, più o meno gli è arrivata voce e le forze dell'ordine in questo caso sono state eccezionali perché l'avevano seguita fin dall'inizio e l'hanno molto rassicurata. E noi abbiamo assolutamente promosso questo confronto con le forze dell'ordine che si erano con lei comportate in un determinato modo e le avevano sempre supportata. Però anche qua tutto così, tutto senza nessuna direttiva, perché non potevamo averla, cioè lei aveva una cortesia da parte delle forze dell'ordine, questa persona è andata 5 km dalla sua casa, vero, non tanto lontano. Ma lei, e comunque lei continuava a dire, bene, perfetto, però a parte questo, a parte che questo prima o poi uscirà, e questo cosa fa in carcere? E questo chi fa un percorso con lui? Quindi c'era anche da parte sua, prima di tutto, l'esigenza di dire, ok, io sono fuori, mi devo fare un percorso, devo trovare una soluzione, devo mettere calma alla mia ansia, devo capire perché è successo a me e dove io ho sbagliato, ma io lo faccio e quello là con chi lo fa? Lo sta facendo, non lo sta facendo? E neanche questo poteva sapere. Cioè, era assolutamente... questa persona sta facendo ricorso alla Corte dei diritti europei. Perché questa signora ha deciso che appunto, lei ha detto, io al di fuori il percorso l'ho fatto, io vorrei che lo Stato avesse fatto con la persona che mi ha aggredito lo stesso tipo di percorso, e siccome non sono sicura voglio chiedere alla Corte dei diritti, alla Corte dei diritti europei di segnalare alla la necessità che soprattutto in casi di questo tipo si prevedano dei percorsi particolari, perché non tutti i reati sono uguali. Per cui sta facendo questo ricorso, adesso vediamo un attimo come andrà a finire. Ecco, questa era l'esperienza più forte che noi abbiamo avuto con questa signora. E che dopo un anno e mezzo, anche qua, quando si dice, aveva avuto dei professionisti meravigliosi, cioè nel senso che noi non abbiamo fatto altro che ascoltarla e spiegarle semplicemente le cose, perché il meccanismo non è un meccanismo, uno si trova invischiato in un meccanismo che non capisce, no? Cioè, e l'avvocato sì glielo spiega, ma poi l'avvocato insomma la vede, poi deve, più che altro poi si occupa dell'udienza e questa va in udienza e non capisce, cioè, quindi le persone, proprio queste persone hanno tantissimo bisogno di essere ascoltate e di poter comprendere, cosa che non gli viene data come possibilità da parte di nessuno.